Allora, vogliamo prendere posto, sono le 6 e diamo inizio al Consiglio Comunale, puntuali. Vogliamo prendere posizione tutti, per favore. Buonasera a tutti, faccio un breve saluto a nome mio, personale e di tutti i consiglieri comunali. Adesso parte la vita dell'amministrazione, finito le consuetudini elettorali con programmi eccetera, entriamo in un film nuovo, in una parte nuova che è quella dell'agire e del fare. Faremo tutto quello che è nelle nostre forze e nelle nostre capacità. Un saluto quindi a voi tutti, non perdiamo tempo e passiamo ai primi fatti di questa legislatura. Buonasera a tutti, benvenuti. Questo è il primo consiglio comunale di questo mandato che durerà 5 anni. Un saluto agli amici e colleghi della minoranza, un saluto ai miei colleghi, al segretario Sindaco Mauro e a tutti voi. Partiamo con l'ordine del giorno. Al punto primo, esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei proclamati eletti consiglieri comunali nelle consultazioni dell'8 e 9 giugno 2024. Decisioni conseguenti. Ad oggi non sono pervenute, diciamo, criticità e possiamo procedere alla votazione. Ok, do la parola al segretario per le illustrazioni. Sì, il primo punto dell'ordine del giorno di tutte le nuove consigliature cosiddette è previsto l'articolo 41 del testo 1 degli enti locali, dice che nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, e non è stato ad oggi prodotto alcun reclamo, il Consiglio deve esaminare le condizioni degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso testo unico degli enti locali e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste. Vi ricordo a tutti i consiglieri che sono chiamati a questo compito che in fase di presentazione delle liste elettorali hanno sottoscritto una dichiarazione nella quale dichiaravano già di non trovarsi in nessuna condizione ostativa alla candidatura, quindi alla incandidabilità, che riguardava quella dichiarazione, il fatto di non trovarsi nelle condizioni di quell'articolo 10,1 e articolo 12,1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, che regola, prevede che siano incandidabili soggetti che hanno riportato condanne definitive per alcuni reati, e poi quelle previste dall'articolo 51 del testo unico enti locali, limiti di mandati consecutivi per i sindaci, 143,11, incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato caso allo scioglimento del Consiglio ex articolo 143 e 248,5, amministratore responsabile del contributo al dissesto finanziario dell'ente locale. Ripeto, questo l'avete già dichiarato, se fosse emerso qualche fatto successivo siete chiamati naturalmente a renderlo noto. Invece le condizioni di eleggibilità e le condizioni di incompatibilità. Quelle di ineleggibilità sono disciplinate dall'articolo 60 sempre del testo unico, porto di pazienza, bisogna leggere, 5 minuti ce la togliamo. Allora, sono ineleggibili al consigliere comunale, sindaco e consigliere comunale, i capi della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale equiparate o superiori e di capi di gabinetto dei ministri. Nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di governo, i prefetti della Repubblica, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza. Nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato. Nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici, i ministri di culto, che hanno giurisdizione cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
I titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia, nonché i dipendenti che dirigono i rispettivi e coordinano i rispettivi uffici. Nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace. I dipendenti del comune per rispettivi consigli, il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i legali rappresentanti dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune, il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria o ospedaliera con cui sono convenzionati, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati. I legali rappresentanti dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% del comune, gli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza con potere di organizzazione e coordinamento, del personale, d'istituto, consorzio, azienda, dipendente dal comune. Poi i sindaci, i presidenti, i consiglieri comunali che siano già in carica in altro comune. Queste sono le cause di ineleggibilità. Le cause invece di incompatibilità sono previste dall'articolo 63 e sono queste: non può ricoprire la carica di sindaco, nonché di consigliere comunale, l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto, azienda, soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione del comune o che degli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente. Colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento a parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni appalti nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società e di imprese volte al profitto di privati, sovvenzionati da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui i precedenti punti 1 e 2, colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile amministrativo con il comune, la pendenza di una lite in materia tributaria, ovvero di una lite promossa in sensi dell'articolo 9 del presente decreto, non determina incompatibilità. Poi, colui che per i fatti compiuti, nonché l'amministratore impiegato del comune, è stato con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto azienda e non ancora estinto il debito. Colui che pur avendo un debito liquido esigibile verso il comune, è stato legalmente messo in mora, e avendo se il debito liquido esigibile per imposte, tassi e tributi nei confronti del comune abbia ricevuto in vano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 73 numero 602. Queste sono le condizioni di eleggibilità e ineleggibilità e incompatibilità. Se non ci sono osservazioni, l'ultima chiamata, altrimenti si procede alla votazione nel per dichiarare l'inesistenza di cause e quindi i consiglieri entrano nella pienezza delle loro funzioni. Ci sono osservazioni? Ci sono osservazioni in merito? Si procede alla votazione. Okay. Procediamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Okay. Contrari? Su questa delibera si procede sempre alla immediata eseguibilità per rendere effettiva e operativa la deliberazione con una seconda votazione. Quindi. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Perfetto. Approvata. Tutti in carica. Approvata. Tutti in carica. Secondo punto all'ordine del giorno, giuramento del sindaco, articolo 50,11 del decreto legislativo 267/2000. Nel modo giusto, perché sennò poi. Mi dai la formula, grazie. Giusto. Sono fotogenico. Allora procedo al giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato
e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Grazie. Posso dire due parole ancora? O posso? Chiedo perché i tempi cambiano e anche le procedure cambiano e quindi io sono lieto perché per la quarta volta vengo chiamato a questo alto ufficio del mio comune, del nostro comune. Quindi penso che nella traccia consuetudinaria dei miei quattro mandati, anche in quest'ultimo mandato, farò le stesse cose di dedizione e di partecipazione che ho fatto. Ma più che il fatto di essere stato sindaco per quattro volte, perché lo devo a tutti coloro che mi hanno coadiuvato e presentato nelle mie liste, e quindi un particolare grazie ai colleghi della mia maggioranza che hanno avuto fiducia in me, dell'amico Mauro, il secondo Mauro di cui si parla, e il terzo Mauro è qui, e quindi siamo la lista dei tre Mauro, no? Quindi queste tre M sono quelle che hanno un po' partecipato fin dall'inizio, nell'autunno scorso, alla preparazione di questa lista. Voglio però anche fare un accenno agli amici della minoranza, perché loro sono amministratori come noi. Il comune è loro, come nostro e di tutti noi, le porte saranno aperte e quindi noi chiediamo una collaborazione al gruppo di minoranza è un brutto termine, agli amministratori che dalle urne hanno per le consuetudini della legge i quattro posti. Quindi noi chiediamo già fin d'ora una collaborazione nella legge e nella prassi. E questo lo faccio a nome di tutti. Ci teniamo particolarmente perché la democrazia è condivisione. Ci saranno momenti di dibattiti e di idee diverse, ma questo fa parte, è il sale della Costituzione. In più mi lega a tre di oro, perché il Signore l'ho conosciuto oggi, ma lunghi rapporti di battaglie politiche con un mio amico, no? Mi si ricordava che ho anche sposato l'altro amico, e con Pippo Greco una amicizia da molti, molti anni. Detto questo, io auguro a tutti un buon lavoro e presenza al Consiglio Comunale. Grazie. Presidente, buongiorno. Presidente, consiglieri, buonasera. Chiedo la parola per presentare una mozione d'ordine ai sensi dell'articolo 57 del regolamento per il funzionamento. Non sarà... c'è un eco di un altro microfono, forse? Spengo, il mio. Grazie. Non sarà inopportuno richiamare che la mozione d'ordine può essere presentata da ogni membro del Consiglio in qualsiasi momento del Consiglio, ed è questo che sto facendo, e costituisce un richiamo verbale inteso a ottenere che siano osservate leggi, statuto e regolamento. Tutti sappiamo che il regolamento è stato superato in alcune cose. Faccio esempio la figura di chi presiede il Consiglio. Nel regolamento è ancora scritto che è sindaco, però ovviamente è stata superata da norme dello statuto. Dove le norme dello statuto non normano differentemente, ovviamente valgono ancora le norme del regolamento. È il caso dell'articolo 2, che dispone che copia del regolamento venga inviata ai consiglieri neoeletti in occasione della comunicazione della notifica dell'elezione. Ciò non è stato fatto.
Ho ricevuto, come altri consiglieri, a mani dell'ufficiale di PG del Comune, la constatazione della nomina dipendente da consigliere, senza che nello stesso momento venisse del pari consegnata copia del regolamento. Sembra una cosa piccola, ma riveste, oltre che il mancato rispetto dell'articolo 2, un vulnus di democrazia, in quanto non ha posto i neoconsiglieri in condizione di conoscere le regole con le quali vanno a giocare su questo tavolo. E perlomeno sarebbe stato opportuno concedere le 48 ore che si hanno anche per esaminare le deliberazioni. Allora, questo fatto da solo varrebbe la richiesta di sospensione del Consiglio, fino a un adempimento del regolamento. Tutto ciò premesso, riteniamo tuttavia, anche nel solco di cosa diceva Mauro, di consentire la prosecuzione della seduta a fronte di una semplice faramenda dell'accaduto, ovviamente, in rispetto dei cittadini oggi intervenuti in aula. Il metodo infatti che questo gruppo di minoranza si è prefissato è quello dell'opposizione costruttiva, a meno di trovarsi poi di fronte a comportamenti non rispettosi della minoranza, dei ruoli e delle posizioni di garanzia ad esse normalmente assegnate. Assistiamo troppo spesso oggi da parte delle maggioranze di ogni istituzione di qualsiasi colore al compiacersi nel far tutto da sole. Quasi che ogni gesto di fair play, ogni concessione al galateo, ogni attraversamento di confine mettesse a repentaglio i propri principi fondamentali. Continuando così si finisce per dimenticare che la democrazia si fonda innanzitutto sul riconoscimento del proprio avversario, che è sempre un valore anche quando si pensa che non sia vero. Grazie a tutti. Vuoi magari dare una... No, dai tu, sì. Intanto... Ringrazio il pubblico, ringrazio i colleghi di maggioranza e minoranza e ringrazio anche per l'osservazione stata fatta. E, come anche però è stato detto, il nostro regolamento è un regolamento datato e per fortuna sono intervenute a livello statale, a livello di istituzioni, diciamo, delle norme sulla trasparenza delle comunicazioni che il comune e le istituzioni devono fare e per fortuna anche l'intervento degli strumenti digitali consente alle amministrazioni comunali di caricare regolamenti e delibere e tutte, diciamo, le comunicazioni che devono essere pubbliche attraverso il sito semplicemente del comune, che chiunque di noi può controllare e verificare personalmente. Sul sito del comune si ritrovano sia i regolamenti che le delibere. Attraverso l'albo petrolio possiamo osservare tutti i movimenti fatti dall'amministrazione, quindi in realtà e anche esercizio individuale riuscire ad accedere a questa documentazione, come è stato fatto da parte dei miei colleghi di maggioranza. Invito i colleghi di minoranza a eseguire lo stesso esercizio. Grazie. Presidente, solo un momento. Grazie, senatore. In merito all'intervento che ha fatto il consigliere Pulzone, chiedo che il presente intervento venga riportato integralmente a verbale senza l'articolo 77,5, consegnandolo contestualmente per iscritto al segretario comunale. Accogliamo questa osservazione che noi consideriamo formale, lo ha già detto Martin, il regolamento è veramente datato e su questo sono completamente d'accordo. Sarà cura di questa amministrazione provvedere fra i primi atti una rivisitazione di questo regolamento, perché ci sono alcune parti che sono effettivamente superate anche dalle leggi che si sono susseguite. Lo faremo, chiederemo anche la partecipazione vostra, va bene, una commissione che possiamo creare insieme, perché effettivamente è anche durante il prosieguo di questi lavori, cioè vediamo che ci sono figure tipo il Presidente del Consiglio e altre cose, che siamo l'unico comune che ha alcune caratteristiche che sono superate sotto i 5.000 abitanti, siamo gli unici che hanno delle forme
decisamente ingombranti, ecco, diciamo così. Questo sarà fatto sicuramente, era già una delle cose che noi avevamo previsto. Va bene, grazie. Allora, Mauro. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, comunicazione del sindaco in merito all'avvenuta nomina della giunta comunale. Do lettura delle nomine che ho fatto per la composizione della giunta. Vitton Mauro Gaetano, Martin Thomas, Boldrini Donatella, Pregnolato Ornella. Vedete che abbiamo cercato un equilibrio della parità di generi 2-2. Abbiamo scelto anche in base alle competenze e alla possibilità di essere presenti nella vita quotidiana, perché queste persone sono quelle che dovranno portare i carichi di lavoro tutti i giorni. Noi vogliamo essere presenti a turno e compagnia bella, comunque tutti i giorni presso il Comune. Abbiamo scelto Ornella perché è rappresentante di una frazione importante che è Bolar, è un ritorno un po' di un rappresentante di Bolar nella giunta. La signora Boldrini, per la professionalità che ha, ci darà un'assistenza particolare proprio sul bilancio e con tutte le norme che i bilanci pubblici hanno. Martin Thomas ha un'esperienza già di consigliere comunale presso Sestriere e quindi ha maturato in settori particolari tipo turismo, commercio, una grande capacità. E poi il mio amico personale, Vitton Mauro, a cui ci mi lega un'amicizia ormai quarantennale, ancora di più, che ho scelto anche come vice sindaco. Ecco, questo è quanto. Le competenze sono state così stabilite. A Vitton Mauro, vice sindaco, va l'urbanistica, l'edilizia privata, i lavori pubblici. A Martin Thomas, ambiente e territorio, cultura, turismo, sport, tempo libero e attività istituzionali. Boldrini, Donatella, vanno le risorse strategiche e il patrimonio, il lavoro, l'artigianato, il commercio e le attività produttive. A Pregnolato, Ornella, vanno la casa, famiglia, scuole e politiche sociali, decentramento, organizzazione, innovazione e risorse umane. Ecco, questo è quanto. Inoltre comunico che la maggioranza ha indicato come capogruppo Mauro Cafarnia. Vedo qui che la minoranza ha proposto Pippo Greco, d'accordo, noi quindi non si vota qui, no? Mi pare che prendiamo, quindi buon lavoro anche al signor Pippo Greco. Detto questo, siamo al quarto punto, elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale. Allora, la maggioranza propone la più giovane di noi, va bene, Martina, e se la minoranza vuole indicare un proprio nome, noi lo votiamo insieme, senza, se c'è qualcuno che vuole essere vicepresidente di questo consiglio, non c'è.
Grazie Sindaco. No, noi pensiamo di fare eleggere sia la Presidenza che la Vicepresidenza all'attuale maggioranza, anche perché riteniamo che se si intende la carica del Presidente del Consiglio come una carica di garanzia, questa andrebbe riconosciuta alle opposizioni. È legittimo darla alla maggioranza, nel caso comunque noi non abbiamo intenzione nemmeno di accettare la carica di Vicepresidente del Consiglio. Va bene, allora proponiamo le modalità. Dico solo le modalità di elezione, no? Perché nei comuni sotto i 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco, salvo il caso nel quale lo Statuto preveda la figura del Presidente del Consiglio. Nel caso di Urso lo Statuto lo prevede, lo Statuto all'articolo 12 prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Adesso poi distribuiamo. Nel caso non si raggiungesse il quorum, dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi ed è eletto colui che consegue la maggioranza semplice. Il quorum di 2/3 sono 9 voti favorevoli, e quindi se ci sono la proposta adesso procediamo alla votazione. Sono anche le mie, eh. Io la devo scegliere. Allora, noi votiamo. I bigliettini servono anche dopo, non buttateli via quelli che rimangono, perché c'è anche la commissione elettorale da votare. C'è anche il vicepresidente, certo. Cioè, non ho mai, dicevo. Se qualcuno sa vuole ancora birra, ne abbiamo, eh. Martina. Prima votazione presidente, seconda votazione vicepresidente. E adesso siete chiamati a votare il presidente. Martina Pistone. Pistone. Pistone Martina. Pistone. Pistone Martina. Martina Pistone. Pistone. Cafagna. Pistone Martina. Martina. Cafagna. 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 Quindi, controllate di nuovo, io ho contato 9 pistone e 4 cafagna. Vediamo un po'. 9 Martina Pistone, 1, 2, 3, 4 Cafagna. Quindi è raggiunto il quorum, per cui è eletta Presidente del Consiglio. Adesso facciamo il Vicepresidente anche.
Dovete votare. Sì, dobbiamo votare. Cafagna, 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 Cafagna Mauro, Cafagna, Mauro Cafagna, 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 Cafagna Mauro, Cafagna, Cafagna. Si chiede l'immediata esecutività della delibera in modo da passare. Richiediamo l'immediata effettibilità della delibera, eseguibilità della delibera, quindi votazione palese. Votazione palese. Approvato. Ok, procediamo al punto 5, linee programmatiche per l'attuazione del programma amministrativo periodo 2024-2029. Mauro. Allora, la lista ULCS al centro ha voluto presentarsi di fronte al paese di ULCS, a voi cittadini, con un programma semplice, concreto, come ci raccontavamo già qualche giorno fa durante la campagna elettorale nei nostri incontri, un programma amministrativo che, visto che ci avete dato la fiducia sulla base di quanto detto nel percorso di campagna elettorale, abbiamo voluto riproporre come il programma di mandato. Proseguirò brevemente con la lettura di questo semplice programma, che in realtà avete già letto tutti, per formalità procediamo. Elezioni amministrative, oggetto, programma della lista ULCS al centro. Sanità, punto primo. La sanità costituisce un posto speciale ed irrinunciabile per l'azione amministrativa, poiché riguarda la vita di tutti in un momento in cui lo Stato riduce la propria presenza in tale settore. Sarà nostro compito implementare l'attuale presidio ASL con servizi sanitari di base e sviluppare accordi di servizio con enti del settore quali, per esempio, la struttura ospedaliera di Briançon. Inoltre saremo particolarmente attenti a opportunità come bandi regionali che possano distribuire risorse sul territorio. Segue il punto 2, la sicurezza.
In questi ultimi anni il Comune di Ulx è stato al centro di un progetto di accoglienza per i migranti e non solo, che ha costituito un grave problema sia per la sicurezza dei cittadini che delle attività commerciali. Sarà nostro compito interloquire con lo Stato affinché si dia al concetto di accoglienza un significato legale. Le presenze hanno costituito altresì un diffuso giustificato malumore nella vita ordinaria dei nostri concittadini e crediamo che l'aspetto principale sia appunto comunicare con lo Stato, avere un apporto da parte dello Stato nella gestione di questo fenomeno. Punto che abbiamo chiamato zona franca, zona defiscalizzata, che troviamo giuste le iniziative messe in atto per raggiungere a riconoscimento da parte dello Stato la realizzazione di una zona defiscalizzata della Val di Susa. Ogni iniziativa al raggiungimento di questi obiettivi vedrà la nostra fattiva e attiva collaborazione. Sarà nostro compito istituire oltremodo una commissione ad hoc per discutere l'argomento. Il quarto punto è lo sport. Lo sport che nel quotidiano decorso della vita di tutti i cittadini rappresenta un momento essenziale per ogni fascia di età, dai più piccoli ai più grandi. E il Comune di Ulx al momento è proprietario di un inizio di centro sportivo oggi fruibile solo per alcune attività sportive come calcio e tennis. Questa lista pone al centro la necessità di implementare l'area sportiva come offerta complessiva dello sport per abitanti e turisti visitatori. La realtà turistica, è il quarto punto, il quinto punto, il turismo, vede da un lato Ulx al centro del sistema turistico dell'Alta Val di Susa e dall'altro una depressione delle attività commerciali accentuatasi negli ultimi tempi. Ed è quindi necessario attivarsi al fine che Ulx possa ospitare eventi di media e grande portata onde creare un motivo perché il turista scelga Ulx come luogo di soggiorno e di frequenza. E da ciò deriva l'impegno che Ulx divenga promotore di una progettazione turistica ad ampio raggio nel tentativo di rendere usufruibile la montagna 365 giorni l'anno. Insomma, questo è brevemente il nostro programma elettorale, era il programma elettorale, adesso sarà il programma di mandato e lascio la parola al sindaco. Chiedo scusa, è la traccia che abbiamo studiato, sintetica, senza promettere cose non fattibili. Queste sono le grandi linee direttrici che saranno alla base dell'azione amministrativa. Il programma è ambizioso, ci siamo già dati da fare in questi 15 giorni per poter cercare di realizzare ecco, almeno due o tre progetti molto diciamo grossi dal punto di vista anche finanziario. Abbiamo incominciato un contatto con tutti gli enti tipo ANAS, tipo Axel, eccetera, perché vogliamo anche qui rivisitare la posizione del Comune di Ulx. In particolare quello che io tengo e cercare di riportare Ulx al centro dell'attenzione politica della Valle di Susa. Non vogliamo andare al carro di nessun partito politico, l'ho già detto mille volte, io non ho tessere di partito e quindi ho la possibilità di avere una visione più ampia, meno partigiana dei problemi politici all'interno del quale il nostro comune vive. Usciremo, credo, dall'isolamento, cercando di dare alcune caratteristiche particolari nei rapporti con i vari enti dello Stato e anche con la SITAF. Vedete che faccio cognome e nome anche di enti in parte pubblici che comunque devono essere disturbati nel senso positivo del termine da questa amministrazione. Tutto si tiene, quindi noi non siamo un'isola amministrativa, ma facciamo parte di una comunità. Se i comuni intorno a noi si associano a alcune
idee che abbiamo avuto, io credo che saremo un po' più forti nelle contrattazioni che io voglio assolutamente fare. Secondo problema, noi tenteremo di tornare nell'Unione Montana naturale, che è quella dell'Alta Valle di Susa. Non sto qui a dilungarmi, a spiegarvi, perché l'abbiamo detto in campagna mille volte, l'economia di ULS è legata strettamente al comparto dello sci. Diamo ovviamente praticamente tutto ai comuni dell'Alta Valle e dobbiamo tornare a essere centrali. Gli altri comuni devono riconoscere la funzione trainante di ULS, ma anche nell'interesse loro. Ecco, quindi sicuramente su alcune scelte che faremo chiederemo anche la partecipazione degli altri comuni, anche dal punto di vista finanziario. Ecco, questo è il quadro politico della questione. Colgo l'occasione, perché mi è stato detto, ricordato dal nostro Presidente, che faccio queste comunicazioni su alcune deleghe del sindaco di settore. Ho delegato Ciareo come per le manifestazioni e gli eventi, quindi lui sarà persona che si occuperà specificatamente di questo settore. Mino Priolo invece sarà quello che si occuperà dello sport, problema grosso, importante, a cui noi teniamo particolarmente. E poi Mauro Cafarnia, sicurezza, perché è uno dei suoi temi ricorrenti nei nostri incontri. Ecco. Chiedi se c'è qualcuno che vuole... C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Sì, Presidente, prego. Grazie. Volevo preliminarmente ricordare al consigliere Thomas Martin, quando ha risposto al consigliere Pulzoni, mi è venuto in mente un ascolto che ho fatto di una lectio magistralis di Giovanni Falcone, che diceva: se sollevi un problema di sostanza e non curi la forma, ti fottono, e nella forma e nella sostanza. Questo perché, a questo punto dell'ordine del giorno, siamo chiamati a prendere atto delle linee programmatiche per l'attuazione del programma amministrativo 2024-2029. Ci viene però un dubbio. Stiamo parlando delle linee programmatiche indicate in questa delibera o di quelle che sono state depositate all'albo pretorio ed allegate al momento della presentazione della vostra lista elettorale? Il dubbio è legittimo, in quanto siamo costretti a rilevare l'assenza di alcune parti sostanziali che modificano quello che voi stessi definite primario impegno. Mi rivolgo incidentalmente alla collega consigliere ed assessore Pregnolato. Ornella, le tue deleghe determinano competenza amministrativa sulla scuola e con una larga interpretazione delle politiche sociali sulle frazioni. Ebbene, questi due campi di azione sono state letteralmente cancellate dal programma depositato all'albo pretorio. Al collega consigliere d'assessore Martin chiedo: Thomas, la costruzione di strutture coperte atte alla pratica dello sport per tutto l'anno, accompagnate dalla medicina dello sport, non sono più prioritarie? Non riusciamo a capire in capo a chi viene affidata la competenza in quella che in questa presa d'atto viene indicata zona franca e che nel programma depositato viene chiamata zona defiscalizzata, dove testualmente si fa notare che il Comune, in quanto ente, è una parte dello Stato e chiedere allo Stato di condividere impegni che ricadono sulla qualità della vita dei cittadini è oltremodo un impegno morale, sul quale concordiamo. Ma non c'è. Immaginiamo che l'assessore Pregnolato Ornella, correggimi se sbaglio, con quello che viene definito decentramento abbia, cito sempre testualmente, il compito di istituire una commissione ad hoc all'interno della quale saranno nominati esponenti del Comitato Zona Franca. Ce l'ha appena ricordato l'assessore Martini, anche il sindaco.
Infine il capitolo sicurezza si esaurisce nel declinare il progetto di accoglienza del cosiddetto rifugio Massi come un grave problema per i cittadini e le attività commerciali. Viene nello specifico eliminato, cito testualmente, tutto questo deve avere un'opportuna collocazione sia nell'interesse di chi chiede accoglienza, sia di tutti noi per creare le condizioni di una corretta convivenza. Viene spontaneo chiedersi dove voi pensate possa avere un'opportuna collocazione il rifugio Massi, visto che volete creare le condizioni di una corretta convivenza. Come abbiamo avuto modo di dire nel ringraziare i nostri elettori, il rispetto che abbiamo per le istituzioni non ci consente di ignorare la piena legittimità che questa maggioranza avrà nel realizzare l'impegno programmatico assunto, legittimità che gli consente certamente di fare dopo esattamente il contrario di quello che aveva deciso di fare prima. Tecnicamente, Diego me lo ricorda, può disvolere il voluto ed è legittimo. Questo significa anche la coerenza di farlo sapere agli elettori. Se invece di refuso si tratta, sono pronto a fornire la copia di quello che a suo tempo è stato depositato in maniera da poterlo immediatamente sostituire. Se così non dovesse essere, gradiremo chiaramente sul concetto di decentramento e conseguenzialmente sul concetto di autonomia impositiva, che sempre incidentalmente pensiamo essere in capo della collega consigliera ed assessore Boldrini, nella presunzione che si occupi di bilancio e tributi, a meno che non sia prerogativa del sindaco, come ci ha appena specificato che si occuperà di bilancio. In ogni caso, dal momento che i nostri concittadini hanno percepito chiaramente l'aumento della Tari di un buon 15%, destinato ancora ad aumentare nel corso di quest'anno, pensiamo, con chiaro riferimento all'autonomia differenziata, che una riduzione di mezzo punto dell'IMI possa fattivamente contribuire ad alleggerire la maggiore spesa sostenuta. Pensiamo da ultimo che con queste modifiche si possa prendere atto in queste linee programmatiche solo dei progetti, in quanto mancano i criteri e gli strumenti per la loro attuazione, che erano già citate in parte in quello che era stato depositato all'albo pretorio. Ripetiamo, tutto legittimo ed avete i numeri e la responsabilità per farlo, nella speranza che la predisposizione del DUP possa venire incontro alle attese dei cittadini. Durante la campagna elettorale il gruppo Insieme ULS e Frazioni ha cercato di condividere proprio con i cittadini elettori un metodo per amministrare la comunità e il territorio. Una campagna elettorale che ci ha visto i protagonisti attivi, attenti ed impegnati sullo scenario politico locale, per raggiungere l'obiettivo di aiutare a determinare nuove scelte per un nuovo governo da dare al nostro Paese, un governo che pensiamo sarebbe stato più forte, più incisivo, più presente, più dinamico, più attento alle esigenze e ai problemi della gente. Una reale proposta per la crescita sociale e il rilancio economico di ULS, alla stabilità nell'azione amministrativa, unita al contrasto alla propaganda e al pregiudizio. Ebbene, con una campagna elettorale velleitaria di fatto avremmo ottenuto in un sol colpo la vittoria e quindi la maggioranza di questo Consiglio. Così non è stato, del resto, fino ad un mese fa l'opposizione per il bene del Paese ha sostenuto nel governo la passata maggioranza e di questo il sindaco ne sa qualcosa. Anche adesso non ci chiamiamo fuori. Dietro al paravento dell'ennesimo slogan gli elettori ci hanno mandato in minoranza. In verità, colleghi consiglieri, gli elettori non hanno mandato all'opposizione nessuno. Ognuno di noi ha preso una certa percentuale di voti e sta ad ognuno di noi farla fruttare al meglio, possibilmente secondo coerenze nell'interesse della nostra comunità. Gli elettori hanno detto che rappresentiamo il 49% dei cittadini di ULS e delle sue frazioni. Come utilizzare e sfruttare questi voti, siate certi, noi lo faremo anche insieme al restante 51%. Chi mi conosce, Mauro, il sindaco, è uno di questi, sa che per formazione e convinzione sono contro la lista unica perché giudico, come tutti i colleghi di opposizione, la presenza di più liste elemento di dinamismo elettorale, di democrazia e di ampliamento della partecipazione dei cittadini. Dalla lista ULS al centro abbiamo ascoltato, o meglio letto, le ragioni della loro presenza elettorale, le stesse che abbiamo appena ascoltato nella lettura delle linee programmatiche per l'attuazione del programma amministrativo. Non nascondiamo che alcune di esse sono condivise anche dalla nostra parte, per la verità solo una, quando si afferma che la sanità costituisce un posto speciale ed irrinunciabile per l'azione amministrativa poiché riguarda la vita di tutti in un momento in cui lo Stato riduce la propria presenza in tale settore,
ma la soluzione non potrà certo essere la stipula di accordi o convenzioni con enti privati, in quanto le opportunità dei bandi regionali, a questo mirano, distribuiscono risorse sul territorio, svuotando così dall'interno la nostra casa della salute. Ma all'assenza di proposte concrete su come risolvere i tanti problemi, riteniamo che questa maggioranza si è appiattita in un atteggiamento di sola denuncia e si è limitata a bacchettare gli avversari sulla presunta responsabilità al grave problema dei migranti, dimostrando poca informazione, vistosa leggerezza ed inesperienza, affidandosi a scadenti suggerimenti provenienti da parte di qualche demagogo che pretestuosamente si è già critico e difensore della recente storia del nostro Paese. All'amministrazione uscente non abbiamo risparmiato le nostre critiche, che confermiamo, ma non possiamo non ammettere di essere stata un'amministrazione con una sensibilità e una spiccata attenzione verso l'ambiente e la sicurezza del territorio. Superficialità e disinteresse, mancanza di concretezza e lontananza dai veri problemi della gente, che non possono solo essere la presunta appartenenza ai centri sociali di taluni nostri candidati, sono gli elementi maggiormente caratterizzanti di questo costituito gruppo, il quale non sa o ha dimenticato che il potere è una funzione al servizio della gente, non invece una posizione di dominio sulla gente. Gli elettori hanno scelto, può dispiacere, a me dispiace, ma la scelta è stata quella. Quello che oggi colpisce di chi si improvvisa esperto nella pratica dell'amministrazione comunale, e certamente Mauro non è fra questi, e fra questi ho anche degli amici, è il suggerimento ad una lettura meno severa dei risultati per indurre a un atteggiamento più morbido e consentire a chi ha vinto nelle urne di poter vincere anche senza un'incisiva strategia di sviluppo per il nostro territorio. Ad ogni modo, ciascuno è libero di esprimere il proprio ruolo nel modo che meglio intende. Il cittadino elettore ne trarrà le dovute considerazioni per capire se la strada intrapresa è quella giusta. Questo per chiarire, qualora vi fosse la necessità di farlo, che l'opposizione non attacca, non si oppone gratuitamente, ma esercita quel ruolo di controllo e di verifica dell'attività amministrativa che, per inciso, non è un ruolo positivo e nemmeno simpatico, e che può anche essere fastidioso per chi lo subisce, ma è nelle prerogative dei differenti ruoli accettarlo e riconoscerlo come tale. E quindi nostra intenzione è esercitare il controllo nella netta distinzione dei ruoli, approvando e sostenendo attivamente tutte quelle scelte che la maggioranza vorrà finalizzare ad una corretta gestione del territorio e alle esigenze della comunità. Nel Consiglio Comunale ci si può confrontare, come ha detto Mauro, e anche scontrare con vigore, perché ognuno di noi ha le proprie idee e le proprie convinzioni, ma credo che bisogna trovare sempre un terreno comune, dove le parti in qualche modo riescono a parlarsi, a dialogare, a riconoscere qualcosa di sé anche nell'avversario più distante e più lontano. Forse è il compito più difficile, ma è quello che è più necessario. Buon lavoro a tutti, cari colleghi. Grazie. Ci sono altri interventi? Ti dispiace? Allora, se non ci sono... Okay. Intervengo io un attimo, poi magari se qualcun altro vuole. Allora, io... Volevo in parte rispondere a quanto ha detto Pippo Greco, ti chiamo Pippo d'ora in poi, tanto ecco, no, in questo senso, parliamo di cose serie, cioè parliamo di cose reali, cosa vogliamo fare, ecco, questa è c'è la risposta. Ci sono 3-4 temi che sono stati particolarmente oggetto della campagna elettorale. La nostra visione delle cose è leggermente diversa, perché partiamo proprio da una serie di principi e di concetti culturali che sono un po' all'opposto di quello che ha detto Pippo Greco. Sul problema di questa apparente disfunzione dei due programmi hanno sono due fatti diversi. Quello che abbiamo letto in consiglio è una sintesi molto, molto breve, direi burocratica, tant'è vero che non c'è stata votazione. Ma che si basa su quanto noi abbiamo fatto, abbiamo scritto nelle incontri che abbiamo fatto, abbiamo letto e scritto con la
popolazione. Quindi la base è quella dell'albo pretorio. Questa è una sintesi molto molto concentrata sul programma. Ma a parte questa cioè formalità, arriviamo ai grandi temi che Pippo ha individuato e ha letto. Allora, per quanto riguarda il problema della cosiddetta zona doganale franca, no? Della zona franca di cui noi abbiamo sostenuto in modo pubblico un sostegno a questa proposta di fare una commissione, che faremo nel prossimo consiglio, ci sarà, proprio per cercare di individuare normativamente se è possibile attuare la cosiddetta zona franca. Anzi, più che zona franca si dovrebbe parlare di zona defiscalizzata, perché la zona franca è un'altra cosa. Tutti parlano, quando si parla bisogna sapere quello che si dice. La zona franca è una cosa, è più un fatto storico. C'è la zona defiscalizzata, in Italia ce n'è solo una, che è Livigno. Quindi tutto quello che si è sentito dire, anche da parte del comitato privato che parlava di zona franca nella Valle di Susa, forse era opportuno che facessero presente alla popolazione che si parla più che altro di zona defiscalizzata, che normativamente è tutt'altra cosa. Quindi noi siamo su questa posizione. L'amica Pregnolato, che ha da tempo seguito questa possibilità con altre persone, sarà sicuramente coinvolta in prima persona per cercare insieme a noi, e mi auguro voi, la possibilità giuridica di giungere a una proposta di zona defiscalizzata, che non vuol dire la Valle di Susa, vuol dire una piccola parte della Valle di Susa. Su questo concetto bisogna essere molto molto chiari. Io e tutti noi faremo tutto quello che la legge ci consente per non cadere in proposte di legge già presentate che non hanno nessuna possibilità di attuazione. Perché poi interviene la politica, un partito presenta un progetto per prendere i voti. Poi sono spariti tutti. No, se voi notate, ma lo dico a nome di tutti, no? Nella campagna alcuni partiti di centrodestra hanno fatto proposte di legge, hanno fatto tutta roba che non farà un passo, perché le procedure per giungere possibilità sono enormi e bisogna parlare con lo Stato. I partiti non sono lo Stato. Quindi su questo tema io voglio departticizzare l'interesse, ma dobbiamo fare un grande lavoro, soprattutto giuridico, per arrivare a una proposta che questo Consiglio Comunale, nell'autonomia sua, cercherà di fare in collaborazione con altri comuni intorno a noi. Passiamo al secondo punto, che è quello dei migranti. Anche qui voglio essere molto chiaro. In questi anni io ho sentito, ascoltato mille voci su questo problema. Mille. Ognuno apre la finestra di casa e su questo tema dice quello che pensa. E allora bisogna fare un esame freddo di questo tema. E io do a questo tema due caratteristiche. La caratteristica di ordine giuridica e la caratteristica di assistenza umanitaria, che sono due cose diverse. Purtroppo, ma sono diverse. Allora,
Io ho chiesto in questi ultimi giorni, perché sono in carica da poco, ho fatto alcuni passi per avere una informazione giuridica sul problema della presenza, non di questa cooperativa in sé. Io non ce l'ho con questa cooperativa, come non ce l'ho con Frassati, come non ce l'ho con nessuna organizzazione umanitaria privata. Perché noi ci dimentichiamo che la MAS, come si chiama, e c'è tutti questi enti cooperativistici cattolici o non cattolici, sono enti privati di assistenza. Allora che cosa ho fatto? Per chiarire a me stesso il problema ho chiesto informazioni. E mi sono state date queste che io adesso illustro, perché dovevo prendere delle posizioni e quindi delle decisioni. Io sono un uomo che tenta di dare molta importanza alle decisioni che devono essere precedute da dibattiti, approfondimenti, confronti, ma poi bisogna giungere a un momento decisionale, perché è il nostro compito. Allora mi sono informato ve lo passo come mi è stato detto. Se poi, allora noi siamo in presenza, vi faccio perdere 5 minuti, ma così possiamo fare tutti poi un ragionamento, non dopo perché poi si va a cena, ma dico, nei prossimi consigli avremo modo di parlare, perché io porterò in consiglio questi argomenti. La Giunta non prenderà mai nessuna decisione né sul il problema migranti né zona defiscalizzata autonomamente, ma porterà tutti questi temi in consiglio comunale. Ma questo perché è ovvio. Penso che e poi avremo le varie. Ecco. Ma sarebbe utile che partecipaste anche alla informazione per giungere poi a un voto qui. E su questo noi diamo la massima disponibilità. Perché questi sono temi che non interessano solo la maggioranza, ma interessano il Paese. Detto questo, dobbiamo fare un salto di 7-8 anni. E quando scoppia il problema dell'emergenza nazionale, arrivano queste persone, l'Italia si trova davanti a un'emergenza nazionale. Il Ministero degli Interni, attraverso le prefetture, attua un progetto che si chiama, non mi ricordo più il nome, comunque, Migralp. Il progetto Migralp, verificatelo, prevede questo, prevede che nella provincia di Torino, ma fermiamoci a noi, no? Lo Stato autorizza 2 CPR, che sono i centri di accoglienza principali, e sono nella città di Torino e a Bussoleno. Questi centri hanno il compito dell'accoglienza, il termine giusto è accoglienza. L'accoglienza vuol dire che il migrante viene portato lì e lì lo Stato controlla l'identità delle persone, e questo lo possono fare solo le forze di polizia. Nessun privato può farlo. Dà l'assistenza umanitaria a queste persone. Poi lo Stato ha stabilito 3 comuni dell'Alta Valle come centri per svolgere la sua attività di controllo dei respingimenti. E i 3 comuni sono, se non erro, sono Clavier, Bardonecchia e Moncenisio. Ulz non c'è. Non lo dico io, lo dice il progetto dello Stato. Quindi, che differenza c'è fra l'accoglienza dei CPR e lo svolgimento da parte dello Stato del controllo del migrante che viene respinto nei 2 sensi, dall'Italia alla Francia e dalla Francia all'Italia? Abbiamo assistito
alle nostre forze dell'ordine recuperare migranti nella neve, esempio, o viceversa ci siamo sopportati che i francesi ci scaricano di notte dai mezzi della gendarmeria sul territorio nazionale quelli che loro respingono. Il servizio di respingimento, stando al progetto, lo fanno le forze dell'ordine, perché accertano anche qui l'identità, la provenienza da cui queste persone arrivano, e gli dà una assistenza di pronto soccorso, che viene fatta per il progetto Migralp dal volontariato pubblico, non privato. Esempio pratico, 7 anni fa il comune di Bardonecchia faceva questo servizio e percepiva finanziamenti dalla prefettura di Torino. Finora penso di essere stato chiaro. Bene. A un certo punto cosa capita? Che questo servizio di respingimento lo troviamo fatto presso i comuni di Ulps. Difatti abbiamo visto in zona stazione la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, l'assistenza pubblica che dava nella prima fase, l'assistenza di respingimento, che invece di farla a Bardonecchia, con la scusa che Bardonecchia è un comune turistico, che aveva dei problemi enormi, eccetera, la fogna di Urs si riprende. Fogna nel senso non rivolta alle persone che soffrono queste situazioni, ma Urs tanto accoglie tutto dagli altri comuni, non solo da Bardonecchia. E quindi ci siamo trovati questo servizio di respingimento svolto presso la stazione del comune di Urs. Le conseguenze sono state, ma lo dico non per fare la vittima, che molti commercianti hanno, non è colpa sicuramente di queste persone, ma creando un insediamento incontrollabile si sono anche verificati profondi disagi da parte della popolazione di Ulps. Io in campagna queste cose non le ho dette, avrei potuto dire. Non le ho dette per rispetto anche degli assistiti, che sono le vere vittime di quello di cui noi oggi stiamo parlando. Perché noi parliamo di competenze di legge, ma non parliamo dei poveri che soffrono queste situazioni e che in molti casi vengono adoperati per motivi economici sulla loro pelle, perché noi non diamo assistenza e noi non facciamo nulla, noi facciamo i parcheggi, che è un'altra cosa. Ora, cosa capita poi sul territorio del comune? Entriamo in questo che è, diciamo, più all'attenzione dell'opinione pubblica, ma è un problema che vogliamo assolutamente risolvere. A un certo punto, presso i salesiani, che poi cedono a cose loro interne, le proprietà, nasce un punto dove il migrante viene portato. Non viene portato colui che è soggetto al respingimento, vengono portati anche persone che arrivano dai CPR. E quindi di fatto si crea una forma di mini CPR presso un terreno privato, ma all'interno del territorio comunale di Ulps. Punto. Questo è il quadro giuridico con quale noi dobbiamo fare i conti. Perché, e lo butto lì come provocazione, perché se il servizio di respingimento doveva essere fatto presso il comune di Bardonecchia, il comune di Bardonecchia si riprende il servizio di respingimento. Non sempre c'è fatto che la prefettura paga ancora oggi Bardonecchia. Penso di non dire banalità e di non andare contro nessuna sensibilità o visioni dell'accoglienza che viene fatta. Ma guardate che questa situazione non è mica solo qui da noi. Queste situazioni si sono ripetute
anche fuori dalla Valle di Susa. Quindi ci sono delle connivenze economiche su queste persone che portano dolori, problemi, necessità a cui dobbiamo umanamente provvedere. Allora, si critica questa posizione, benissimo, venga pure fatta, ma noi dobbiamo risolvere il problema. È complesso, ed ecco perché la maggioranza dice su questo problema noi vogliamo coinvolgere tutti, voi per primi, ma anche la popolazione. Perché poi è la popolazione che vive a contatto con queste situazioni incontrollabili. Un elogio va alle forze dell'ordine locali, carabinieri, polizia e finanze, che fanno un lavoro enorme, in pochi, questa è la realtà, in pochi, difficile, pericoloso, e devono avere non solo la solidarietà a parole nostra, ma devono avere applicata la legge che lo Stato ha fatto. Il progetto migrato non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto il Ministero degli Interni. Lo attui e faccia dell'accoglienza vera. Punto. Questa è la situazione a oggi. Per cui trasferisco a voi anche questo compito di riflessione su quello che vi ho ci ha detto. Nessuno di noi vuole usare muscoli, non è nella nostra cultura, soprattutto mia, da cattolico. Però abbiamo anche una legge dello Stato, per cui noi dobbiamo contemperare le esigenze dell'applicazione della legge dello Stato, e io queste cose alla prefettura gliele vado a dire. Non è, alzo il telefono e chiamo prefettura, che si deve riprendere le responsabilità che ha. Punto. Detto questo, il dibattito è aperto a tutti, tutti possono dire che tipo di assistenza possiamo dare ai poveri che vengono da noi con tutto il carico di dolore che hanno. Su questo noi siamo i primi, in prima linea. Adesso ho parlato dei due punti che tu mi hai fatto presente, poi adesso mi sono scritto alcune cose, le frazioni, ma le frazioni noi in Campania, avete notato, non abbiamo avuto una particolare sottoscrizioni di problemi, vi faremo, vi cambiamo questo, vi faremo quello, perché io da sempre, e difatti nelle frazioni ho sempre perso, sempre, anche in questo turno, perché io, forse sbaglio io per l'amor del cielo, ma io ho detto ai miei amici, io non mi piace il termine frazione. Frazione vuol dire è una spaccatura, è una frazione di. In matematica, chi è un matematico lo sa cos'è una frazione, no? Io non so matematico. Io sentire dire che Savulce è una frazione, che Bolare è una frazione, a me personalmente mi dà fastidio. Loro sono ulx, poi avranno le loro caratteristiche storiche, Bolare era comune, avranno le loro tipologie, avranno i loro problemi, diversi in parte, tutto bene, ma sono ulx. Ecco perché noi non abbiamo voluto rimarcare questo concetto, e non siamo stati premiati nei due seggi, c'è di Bolare e di Savulce. Ma questo fa parte della cultura nostra e del libero voto e della democrazia. Tenteremo in questi 5 anni di fare capire ai cittadini di Savulce e di Bolare che non sono frazioni. E questo è uno dei miei sogni, spero, attuabili. Altro vado a braccio perché non ecco. Una cosa invece che ci tengo, e vi invito anche voi a pensarci, che piaccia o non piaccia, da pochi giorni abbiamo in attuazione la legge dello Stato sulle autonomie. Ecco. E qui sarebbe bello che
un sogno che i comuni della Valle di Susa, o almeno i comuni dell'Alta Valle di Susa, perché anche qui io voglio essere chiaro, forse perché arrivo da una cultura di 50 anni di presenza qua, io ho sempre considerato innaturale, da un punto di vista geografico, storico e culturale, una Unione Montana che parte da Ulx e arriva a Susa. Economie diverse, culture diverse, interessi diversi. Il mio sogno sarebbe la ricostituzione della vecchia comunità montana, che erano i 7 comuni. Vedo che condividete, bravissimo. Vedete, quindi abbiamo anche qualcosa che ci unisce. Ecco. Allora, su questo concetto io chiedo la vostra partecipazione. Io sono pronto a fare la battaglia democratica, usiamo questo termine, perché o si ritorni, e sarebbe la cosa migliore, alla vecchia comunità montana, perché aveva un senso, come il consorzio forestale. Mi ricordo che gli amministratori di un tempo, che sono stati un po' i miei maestri, il professor Bermond con i suoi amici, ecco, con Besson Oreste, cioè con questa generazione che ha fatto la comunità, la prima comunità montana e il primo consorzio forestale, aveva senso. Poi la politica si è impadronita di queste due grandi idee di uomini, di Ulx, no? E per motivi, non lo so, fatti della politica, ha esteso questi enti riducendoli a quello che oggi sono. E condivido che il consorzio forestale debba tornare a essere nostrum, cioè i 7 comuni originali che aveva. Allora, ha un senso, perché sennò si diluisce in competenze, in cariche, in nomi, me ne insegnate voi tutti, e abbiamo gli enti che sono in questo stato baraccato, dove chiedono l'elemosina ai vari comuni, che già chiedono a loro volta l'elemosina perché non hanno fondi, compresi noi, no? Abbiamo fatto alcuni esami in questi giorni, Donatella, Ornella, che hanno partecipato, con i funzionari che ci hanno spiegato, noi abbiamo dei grandi problemi proprio di cassa, di contabilità, no? Perché abbiamo uno Stato, poi magari mi becco una denuncia, ladro, letteralmente, perché per legge no, ma nella vita di tutti i giorni, vi faccio un esempio, perché io faccio un'affermazione così pesante, magari il prefetto mi solleva, così voi potete amministrare. faccio bene. Ma voi sapete che il comune di Ulx incassa realmente cash, quindi soldi, da tutti i proprietari di case qui, 2 milioni, segretario, 500 mila euro. IMU. E voi pensate, io ero ancora fermo alle mie vecchie leggi, capperi, 2 milioni e 500 mila euro. Poi il segretario, intelligentemente e correttamente, perché è molto bravo, mi ha detto, ma guarda caro sindaco, adesso ti spiego io come funziona. 1 milione e 800 mila euro se lo prende d'amblè lo Stato. Piacere. Perché siamo un comune virtuoso, perché non sto lì ecco, perché domani mattina. Ma di fatto cosa capita? Che l'incasso di cassa di 2 milioni e 500 mila euro è disponibile in 800 mila euro. E noi tutti, con 800 mila euro devono amministrare un comune che ha 19 frazioni. Brutto termine, ma 19 lo so. Allora ragazzi, uno più uno fa due, quindi la parola ladro nei confronti dello Stato è benevola, nel senso che bisognerebbe che lo Stato si mettesse 20 mani sul cuore e ai comuni, non solo il nostro, ecco, insomma, no, prima trasferiva lo Stato, adesso prende, e quindi noi siamo qui a guardarci in faccia che cosa possiamo fare per poter andare avanti. Bon, detto questo non vi chiedo oltre, penso Mauro, Thomas, che ho già risposto io, no? Un po' per tutti, se tu vuoi aggiungere qualcosa. Ci,
Ma brevemente, sono convinto che a vedere anche da, diciamo, dalle dimostrazioni di assenso di discorso appena fatto da Mauro Cassi, sindaco, da parte vostra, comprendo la preoccupazione, comunque vedete una squadra di fronte a voi di persone nuove, di persone magari anche sotto certi profili inesperte, alcune neofite completamente dalla politica, altre meno, ma io sono convinto che in realtà col tempo di conoscerci si potranno trovare, e l'ho notato già dalle dimostrazioni di assenso adesso, dei punti di confluenza importanti, dall'idea dell'unione dei comuni, alla battaglia importantissima per le casse del nostro comune, del fondo di solidarietà comunale, che è una battaglia che prima o poi, chissà, forse riusciremo a vincere a livello di sistema. E niente, credo che comprendo la preoccupazione, comprendo che magari alcune tematiche possano essere state scambiate per slogan, quando magari invece sotto un profilo spiegato meglio da come ha appena fatto Mauro Cassi si possono intendere diversamente. Niente, auguro a tutti noi un buon lavoro, credo che troveremo dei punti di incontro, di questo ne sono convinto. Grazie Presidente. Sarò molto più breve. Sì. Allora, io un appunto di carattere linguistico. A me il termine frazione piace perché indica la parte di un tutto, ma quello che mi domandavo io non era perché non avete parlato di frazioni, io mi riferivo esclusivamente al fatto che avete tolto dal programma la scuola, che era dentro il programma, e che avete tolto dal programma le frazioni che voi nel programma che avete depositato all'Abbo Pretorio chiamate borgate. Io mi riferivo solo a questo, questa parte non c'è. Parto però dalla fine. Quando dici che dobbiamo umanamente provvedere ai migranti, all'accoglienza, questo che tu hai sottolineato essere un problema non trova una soluzione però, perché non ce la dai. Rilevo però che il rifugio Massi in tutto questo, coi respingimenti non c'entra niente. A rifugio Massi entrano altre persone, non quelle che vengono respinte dalla Francia. È chiaro che bisogna trovare una soluzione per i respingimenti. Il fatto che ci sia il volontariato privato all'interno del rifugio Massi è così, perché effettivamente sono delle ONLUS, sono delle organizzazioni del terzo settore che prestano la loro opera. E questo per quanto riguarda i migranti. Le ONLUS sono state abolite, ma è una legge che sostanzialmente non è ancora stata attuata pienamente. Questo per quanto riguarda i migranti. Per quanto invece riguarda la zona franca, rilevo tutto corretto quello che hai detto, però da noi una zona defiscalizzata come quella di Livigno non si può fare, sarebbe stato molto più corretto proporre alla gente che una zona defiscalizzata possiamo farla all'interno dei 25 chilometri della frontiera, ci mettiamo dentro anche Gravere perché ci sta e arriviamo dall'altra parte fino a Brianzone e arriviamo in Francia. Perché parlare di zona franca, l'unica cosa che si è ottenuta fino adesso in Italia è una legge sulle zone franche montane fatta nella 18ª legislatura dal governo Draghi, dove l'unica cosa che ha ottenuto è quella di fare scendere i paesi montani da 600 a 500 metri. Esatto. E questa è l'unica cosa che si può ottenere. Detto ciò, la massima collaborazione, sarebbe stato corretto proporre questo, anche da parte vostra, la massima collaborazione, perché nessuno può dire che non ci convenga una zona defiscalizzata. Sicuramente continueremo a pagare l'IVA, continueremo a pagare l'IRPEF, continueremo a pagare l'IMU. Ok. Altri interventi? No, perfetto. Punto 6. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Il seguente punto in realtà trattasi di una formalità di procedura che come 5 anni fa era già stato approvato all'interno di quest'Aula dalla maggioranza precedente, insomma a seguito di una delibera tipo dell'ANCI, l'Unione Nazionale dei Comuni, segue la lettura dei criteri per la nomina degli incarichi di rappresentanza. Punto 1. I rappresentanti potranno essere o non essere consiglieri comunali. 2. I rappresentanti dovranno avere specifica competenza e professionalità connesse con la finalità dell'ente, azienda ed istituzione in cui vengono nominati, oppure essere consiglieri comunali o persone che abbiano effettuato almeno un mandato amministrativo con tale qualifica. Punto 3. I rappresentanti non dovranno avere rapporti professionali e di controllo di alcun tipo con gli enti, aziende ed istituzioni in cui vengano nominati e non avere vincoli di parentela di affinità fino al quarto grado con gli altri rappresentanti degli stessi organismi o con funzionari e dipendenti degli stessi. Punto 4. Dovrà essere tenuto presente da parte del sindaco, per quanto possibile, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nelle suddette nomine. Punto 5. Il sindaco dovrà comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, i nominativi dei rappresentanti del Comune da lui nominati presso enti, aziende ed istituzioni. Punto 6. Il sindaco, nel caso di designazione di più rappresentanti del Comune in cui debba essere rappresentata la minoranza degli enti, aziende e istituzioni, dovrà tenere conto delle varie componenti di minoranza espresse nel Consiglio Comunale, sentendo preventivamente i capigruppo. Punto 7 ed ultimo. I rappresentanti suddetti dovranno essere convocati dal sindaco quando non, revocati dal sindaco quando non vengano, quando non partecipino consecutivamente a 3 riunioni senza giustificato motivo dei rispettivi organismi o vengano successivamente la nomina a trovarsi una delle condizioni di cui al precedente punto 3. Quindi. No, vado io. Ok, allora procediamo. Ok. Ci sono domande in merito a questo? Ok. Allora procediamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Ok. Contrari? Perfetto. Passiamo al 7° punto. Nomina della Commissione elettorale comunale. Sì, questo è un adempimento della prima seduta anche questo. Allora, la Commissione elettorale comunale ha avuto alterne vicende negli anni, per 3 anni è anche stata soppressa, oggi ha una funzione limitata che è quella di tenere aggiornato l'albo degli scrutatori e di designare gli scrutatori nel caso di consultazioni elettorali. La norma è del 1967, quindi ha più di 50 anni e risente insomma della data, per cui c'è un meccanismo un po' burocratico e procedurale complesso per nominarla. Allora, della Commissione elettorale fa parte il sindaco di diritto e in quanto tale non partecipa alla votazione di designazione degli altri membri, è composta da 3 consiglieri comunali e deve essere rappresentata la minoranza. Sono previste dei consiglieri, 3 consiglieri effettivi e 3 consiglieri supplenti che intervengono nella commissione solo quando quelli effettivi non siano presenti o siano assenti per qualche ragione. Si procede quindi prima alla votazione dei consiglieri effettivi e poi quella dei consiglieri supplenti. Quindi siete chiamati a indicare, è prevista votazione segreta, ripeto, siete chiamati di nuovo a prendere i bigliettini e scrivere una prima votazione per i membri effettivi, indicando un solo nome sulla scheda. I 3 soggetti che prendono più voti che risultano eletti, e deve essere appartenente alla minoranza, quindi il primo, chi prende più voti della minoranza sarà comunque eletto. Queste sono le modalità. Però bisogna poi procedere alla votazione segreta. Allora, di solito 2 di maggioranza o di minoranza, di solito, sì. Ma potete fare anche 2 di maggioranza o di minoranza. Quindi, allora, poi procediamo comunque, scrivete i nomi. Per la maggioranza, gli effettivi, Mauro Capanna e Mauro Vittorio. E Mauro Vittorio. E voi? No. Per gli effettivi. O
Noi indichiamo il consigliere Pulzone che voteremo naturalmente. Perfetto. Procedete pure a... Abbiamo lì il raccoglitore di schede. Pulzoni, Cafagna, Pulzoni, 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 Mauro Cafagna, Vitton, Mauro Cafagna, Cafagna, Vitton, Vitton e Vitton. Okay. 4 voti ciascuno, tutti e 3 eletti. Adesso ripetiamo l'operazione per, dovete ripetere l'operazione per i supplenti. Sono ancora foglietti, qua si mancano. Pavone, Donatella Boldrini, Boldrini, Pavone, Reo, Pavone, Reo, Reo, Pavone, Boldrini, Boldrini e Reo. Anche in questo caso 4 voti per Pavone, Boldrini e Reo. E poi Pavone. 4 voti per Pavone. Pavone, Boldrini e Reo. Eletti. A posto. Non c'è necessario dichiararlo. Niente di priorità non serve perché non ha nulla da fare prossimamente. Sì, sì, poi lo raccogliamo. Okay. Punto successivo. Punto numero 7, punto numero 8, scusate, giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, designazione dei membri della commissione preposta alla formazione degli elenchi. Sì, anche in questo caso adempimento della prima seduta, questa commissione che si riunisce una volta ogni 2 anni tiene gli elenchi dei cittadini di URSS per la funzione di, della Corte d'Assise d'Appello, Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello come giudici popolari. È prevista la sindaco che la presiede e la presidente, la nomina di 2 consiglieri comunali, quando ci sono indicazioni maggioranza e minoranza, ma di solito si dividono i compiti, semplicemente... Ogni 2 anni, quando si raduna, aggiorna gli elenchi che poi vengono trasmessi alla Corte d'Assise e alla Corte d'Assise d'Appello, e da questi elenchi trasmessi dal Comune di URSS unitamente a tutti gli altri comuni delle relative circoscrizioni vengono poi sorteggiati
i giudici popolari che dovranno poi svolgere il loro compito nei processi penali relativi. Questa può essere, non è prevista segreta, quindi se c'è una proposta, uno di maggioranza o di minoranza, si può votare tranquillamente palese sulla proposta. Di maggioranza è Mauro Carfagna. La minoranza propone Pippo. Perfetto. Possiamo votare. Farlo? Sì. Voto anch'io. Okay. Sì, sì, questa sì. Non c'è. È palese. Ok, no, no, è orale questo, infatti, ok. Allora, astenuti? Favorevoli? Okay. Contrari? Perfetto. Va bene così. Ok, ultimo punto. Nomina dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle Susa, periodo 2024-2029. Vado. Grazie. Comune di Us. Aspetta, vuole fare un intervento. Okay. Sì. Semplicemente che il Comune di Us è parte dell'Unione Montana Alta Valle di Susa. L'Unione Montana Alta Valle di Susa ha il proprio statuto, che all'articolo 6 prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto da 13 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni comune associato e la rappresentanza delle minoranze consigliari dei comuni aderenti. E prevede che ciascun consiglio comunale elegga tra i propri componenti in votazione palese, cui partecipa anche il sindaco, il rappresentante del comune nel Consiglio dell'Unione. Poi prevede che il Consiglio comunale può sostituire in ogni tempo il proprio rappresentante. Ma questo è. Questo è lo statuto in vigore. È quello che... Prego. Grazie, Presidente. Faccio mie le considerazioni che prima faceva il sindaco per indicare ULS al centro dell'attenzione politica della nostra Alta Valle. Io non so quale sia la proposta della maggioranza per indicare questo rappresentante. Faccio solo presente che nel 2021, verso la metà del 2021, il gruppo di opposizione di questo comune firmò una diffida al presidente dell'Unione Montana perché attuasse la modifica dello statuto. In una sentenza del TAR del 14 giugno scorso, il TAR ha decretato l'illegalità, tra virgolette, non in termine corretto, dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Via Lattea. Questo perché i comuni non potevano esprimere tutti al loro interno il rappresentante delle minoranze. Chiaro è che questa sentenza vale solo ed esclusivamente per quanto riguarda la Via Lattea, fatta salva il ricorso che gli amministratori della Via Lattea possono tranquillamente fare al Consiglio di Stato. Quello che noi pensiamo però è che sia corretto quello che ha detto il sindaco e che quindi, proprio perché noi pensiamo che il comune di Ulss, per la sua posizione baricentrica, per la sua importanza, ricordo che è il comune che ha il più numero di abitanti nell'Alta Valle, abbia la necessità di riaffermare questa sua preminenza, che è tutta amministrativa naturalmente, perché è l'unico e logico centro di servizi di tutti i comuni dell'Alta Valle. Io mi auguro che la maggioranza scelga di mandare nell'Unione Montana il sindaco, perché attualmente, com'è lo statuto, il presidente dell'Unione Montana può essere solo un sindaco. Quindi ritengo che non sia logico scegliere un qualsiasi altro tipo di consigliere proprio per non venire meno all'importanza che il sindaco dava al nostro comune. Questa potrebbe essere un'opzione. L'altra potrebbe anche essere quella di ritirare questa delibera e chiedere già direttamente al presidente pro tempore dell'Unione Montana di provvedere
alla modifica dello statuto. L'altra ancora potrebbe essere che, a prescindere da quello che dice lo statuto dell'Unione Montana, il Comune voti in questo momento, come rappresentanti dell'Unione Montana, due rappresentanti della maggioranza e uno dell'opposizione, per mantenere inalterato l'equilibrio elettorale. Questa sarebbe la nostra modesta indicazione, proprio perché riteniamo, per la centralità che il nostro comune deve avere e per dare seguito alla sentenza del TAR, che fino adesso le unioni montane sono state governate in maniera non rispondente a quella che era la volontà degli elettori o a quello che dice soprattutto la legge, perché la legge indica per ogni comune il rappresentante della minoranza. In questo caso noi ci dovremmo riunire una quarantina di persone per eleggere solo 4 persone, che per statuto non sono né rappresentanti del comune, né rappresentanti di loro stessi e nemmeno rappresentanti di un qualsiasi partito politico. Mi domando che cosa vanno a fare queste 4 persone nell'Unione Montana. Grazie, Presidente. Prego. Rispondo io. Allora, io ho fatto parte fino a pochi giorni fa dell'Unione Montana Alta Valle di Susa. Fui eletto come uno dei 4 consiglieri di spettanza delle minoranze, con questo stranissimo statuto dell'Unione Montana che è un aborto, insomma. Questo io ho partecipato abbastanza assiduamente ai lavori di questo consiglio. È un ente assolutamente inutile. Niente, è semplicemente un gruppo di persone che amministrano un bilancio di 1.800.000, 2 milioni annui, cioè non ha un picco di soldi in tasca, perché poi ha un personale bravissimo che cerca di tenere insieme, a un dipendente se non sbaglio, no? 2, e poi il segretario comunale, il segretario che ci siamo trovati con consigli mai a presenza piena. Alcuni sindaci, come quello di Bardonecchia, ha delegato un rappresentante che era il vecchio sindaco. Ci trovavamo lì, vi parlo della vita di questi enti, di questo ente, ci guardiamo in faccia, siamo bravi, siamo belli, raccontiamo un sacco di cose, ma non si può fare niente. Beh, belli sì, bravo, sono ancora, vabbè, diciamo belli perché. E ci guardiamo noi fra addetti ai lavori, no, di questi comuni, no, con tutti i loro problemi, però vi faccio un esempio pratico. L'Unione Montana ha una proprietà qui a Ulx, no? Ereditata dalla vecchia comunità, dalla regione, facciamola breve, vuole venderla, ha fatto appalti a ribasso pure il comune di Ulz ha correttamente dato cubatore in più, non è stata venduta e quindi il bilancio è quello che è, cioè niente, è un ente che non serve praticamente a nulla. Nulla. Ora io non sono abituato a perdere tempo in questi enti pubblici che sono un insulto per l'intelligenza di un cittadino medio. Un ente pubblico deve essere produttivo, deve fare le cose. Per fare lì un ente sulla carta dove ci si esercita fra sindaci a raccontarsi quattro cose, nessuna incidenza né nella realtà economica, né politica, né amministrativa. È un ente buttato lì. D'altronde di questi enti ne abbiamo 3. No, che abbiamo l'Alta Valle, che secondo me è un'altra cosa che non va. Non voglio usare termini pesanti, però no, Arnaldo, non uso termini pesanti, perché lo pensiamo tutto. È un
egoismo di zona. E vabbè, una zona ricca che però approfitta anche delle ricchezze altrui, come quella del comune di Urs, che essendo proprietario del Rio Nero, è quello che di fatto mantiene la fruibilità degli impianti fra Sauze e Sestrier e non fa parte dell'Unione Montana. Se domani mattina il Consiglio Comunale di Urs impazzisce tutti noi e diciamo non rinnoviamo le concessioni, e non ci sia più. Non ci sia più. Allora, secondo voi ha senso una posizione reiterata nel tempo? Non ha senso. Ecco perché io farò di tutto dall'esterno di questa Unione Montana perché questa situazione cambi. Ma cambi veramente, cioè non solo un'intenzione. I modi e le procedure non li conosco, perché ne abbiamo parlato in campagna, ne abbiamo parlato fra di noi, ma troveremo il modo giuridico di interloquire con i 5 comuni di questa alta valle. Ecco, noi cosa siamo? Cosa siamo? Fra questa comunità montana che comunque usufruisce di finanziamenti regionali, noi niente. L'altra zona, penso che se ne parla molto poco, perché anche loro penso che nella bassa valle, vedo qui dei giornalisti, me lo possono dire, non penso che abbia poi un'incisione nella realtà economico-politica della media bassa valle, no? Vabbè, ecco, lasciamo perdere. Quindi io ne ho parlato con i miei colleghi, ho detto guardate, io non voglio fare il sindaco combattente, se posso, non ho più intenzione e ringrazio Pippo per questa indicazione, perché su questa cosa la minoranza di cui facciamo parte abbiamo sempre fatto squadra. Però anche di quei 4 della minoranza io non ho conosciuto nessuno, perché non venivano ma nemmeno fisicamente, quindi io non ho più tempo per fare queste cose. La maggioranza quindi indica un ragazzo giovane combattente che avrà un compito defragante all'interno di ciò che resta di questa unione, perché di fatto è un ente morto. Adesso faranno il presidente, ma di fatto non incide su, è l'ipocrisia pubblica portata all'ennesima potenza. Quindi la maggioranza ha indicato in Thomas Martin il rappresentante con una delega specifica. Non stiamo qui a fare i giochetti di chi fa il presidente di quest'Unione. Noi siamo venuti a dirvi che il comune CDURS intende fare un'altra strada. Punto. E quindi questa è la scelta, usiamo il termine politica, di questa amministrazione. Altri interventi? Allora. Ok, possiamo votare? Astenuti? Favorevoli? Contrari? Ok. Non so come si conclude, è la prima volta che concludo. È concluso il Consiglio Comunale, grazie a tutti.